settimo episodio, mettete sì. like, condividete il video, commentate, mi raccomando, iscrivetevi a tutti i nostri canali. Hmet Vlog, Hmet Extra, Hmet Sport, Metteste, Benze! Sì, sì. Ricordo che su Metteste è uscito già il secondo episodio di Cuori da secondo. I Cuori da Defibrillare, che è il podcast dedicato ai nostri consigli d'amore. Esattamente. E che a ottobre andremo in Canada e in Giappone a novembre. Sapete qual è il nostro segreto? Sono un cazzo, Flavio. Mi chiamo Isabel, ho 22 anni, vengo da Busto Arsizio. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Bene, stavo ascoltando la musica e sono venuto a cagarmi il cazzo. Il mio sogno più grande è visitare il Giappone. E venite con noi, vieni con noi, Isabel, a novembre. Link in descrizione, Isabel. Speriamo che arrivi qualcuno di interessante che mi piaccia soprattutto. Magari qualcuno che mi viene dietro. Ma quant'è che non sentivo dire qualcuno che mi viene dietro? Ma che vibes da terza media. Io da un film di che ho visto ieri sera, che non lo sento. No. Sono Diego, ho 25 anni. Saltelli aggraziati per lui. Hai dormito stanotte? Sei riuscito? Eri un po'... Insomma... Che dirò? Dalle 5 fino alle 6:30 ho tribolato, come solito. Ma perché c'è dello spago attaccato al muro? E sono un po' di puntate che me lo chiedo. Cos'è, arredamento? Sono tipo dei gomitoli, sì. Qualcun altro, invece, preferisce sfogare la sua creatività. In the summertime. È un assorbente con gli occhi. Yes. Che bello, che stai disegnando? Come vedere? Uno sguardo. Io continuo a vederci un assorbente con gli occhi. Nella vita faccio il cuoco, ma anche pittura e scultura. Camicia rivedibile, perché per un attimo ho pensato facesse il pompiere. No, io ho il giostraio, sinceramente. Con tutto il rispetto per i giostrai, però. Io dipingo, scolpisco. Scolpisci? Utilizzando tutto quello che esiste. E tutto ciò che esiste in natura. Con la minchia, allora. Potrebbe anche essere. Mastro scappellino. Uso diciamo la parte intima del mio corpo. Ma cosa sto... Cioè, io ho appena detto che... Ma sono scappellino! Cioè, ho appena detto, ma che dipinge con un uccello! No, io non ci voglio credere! È incredibile! No, ma raga, ma veramente... Il membro maschile... Raga, sì, dipinge col cazzo! Cioè, nel senso, non male! Proprio usa il cazzo! Ballo delle debuttanti di Stresa, Luca, eh! Sai che, classe! Che dipinto del cazzo questo! Ebbene sì! Ebbene sì! Utilizzo una tecnica un po' particolare... Qual è la tecnica? Colpi di minchia! Si chiama penis painting. Cioè, ma esiste proprio un nome? Sono quelli che abbiamo noi tra qualche anno. Penis painting. Penis painting. Dopo i 70 anni comunque spaccano. Può essere un film, un roba di 70 anni. Potrebbe anche essere un gruppo penis indie. Codice 45. Penis painting. Stacchi duri per chiappe mobile. E poi duro, non c'è niente. Penis stacchi molli per chiappe mobile. Mi sono cimentato perché ho capito che era qualcosa di veramente complicato. Anche io voglio fare un dipinto adesso. La sua corrente preferita qual è? I macchiaioli, ovviamente. Tu tieni in mano, è diverso quando tu hai un oggetto, lo tieni in mano, però con le mani poi ti sposti. Guarda, un trucchio. Ma usa proprio il pene come pennello? Cinghiale. I caratteri probabilmente delle ragazze non sono molto consoni al mio. Ho capito, se come hobby ti presenti dici io dipingo con l'uccello, voglio dire, non è vado a giocare a padel o a tennis o a biliardo, è anche un po' particolare, mettiamolo così. Sono Maria Elena, ho 44 anni e vengo da Cagliari. Veramente. Lo sguardo del sardo è, secondo me, lo sguardo dell'anima, molto profondo. E uno del Friuli Venezia Giulia invece come cazzo guarda? Ho tante passioni, la lavorazione dell'argilla. Me lo vedo, lei che... Oh. Come però? A questo punto mi aspetto di sì. Ciao, ben arrivata. Grazie. Guarda che colori sgargianti. Mi piace un sacco stare a casa, guardare anime. La sigla di Evangelion sotto. Per me la ragazza deve essere matura, sicuramente. Non tipo farlo e poi essere una bambina. Deve essere matura, tipo farlo e poi essere una bambina. Sì, fa sembrare di essere matura. Ma una finzione che in realtà... Esatto. Sì. Se una ragazza trovo quello, penso che mi innamoro. Arrivare un po' più piano, però magari è arrivato velocissimo. Cioè, proprio l'impatto deciso. È arrivato con una cattiveria. Piacere, Diego. Isabel. L'hai vista le microespressioni qua? Sì. Com'è? È già un no, però. È già un no. Sì. Vero, stavolta hanno tante cose in comune loro, però. Sì. Dove sei?
Basso Piemonte. Tu? Nel Basso Piemonte. È una persona di 1,40 che abita Alessandrino. Dovrei andare in Giappone tantissimo. Sì, io ci sono stato l'anno scorso per studiare. 2 mesi sono stato. E com'è? È stato bellissimo. Sì. Approfondisci un po', cioè sei stato 2 mesi in Giappone. Sì, volevo provare le bollicine blu dolci, se ce le abbiamo. Dolci. Blu, dolci. Soprattutto blu dolci. Volevo farle in tinta con le unghie, quindi. È vero. Sì. Stavano bene. L'argento me l'hanno consigliato delle mie amiche. Sì. E chi sono ste bitch? Il blu fa veramente pietà. No, vabbè. Lo sai che il blu è il colore della disperazione, amo. Il blu è il colore della tristezza. Ma poi tu sei un autunno, perché ti metti il blu? Sì, esatto. Non sono esperto, ma questo si chiama tipo rosa shocking o qualcosa del genere, no? Ma io lo chiamo fucsia. Non ha preso una bella piega questo. No. Questo appuntamento, dici? No. Ma io non capisco, hanno avuto solo l'imprinting subito sul Giappone. E invece di proseguire la conoscenza, esatto, lì per rompere il ghiaccio. Cioè, cosa hai fatto in Giappone? Quei colori sono finiti. Quei colori sono finiti. Bravi, temerari, nonostante il clima, scappottati. Minchia, scappottati e scappellati. Scappellati. E voilà. Io sono Chiara, ho 39 anni, vengo da Cremona e faccio la ballerina professionista in carrozzina. Fa ballerina professionista in carrozzina? Male. Sono affetta da endometriosi. Ah. Mi piace lo sport in generale, a 360 gradi, ma tra le tante passioni che ho. Allora, il profumo si spruzza così. Penso che parlerò di questa mia patologia, non all'inizio. Io trovo un po' complicato per come sono fatto io la vita universitaria. Come mai? Lui non voleva dirlo subito. Sicuramente non lo dirò subito. E invece, 3 minuti. Soffro di un disturbo dell'umore. Ha un nome questo? Sì, è disturbo bipolare. Spendo soldi o faccio viaggi in Giappone, queste cose qua. Allora anch'io sono bipolare. Anch'io sono bipolare, brava, ci sta. Chi di noi non è bipolare quando spende i soldi? Spendiamo soldi e facciamo i viaggi in Giappone. Io mi pento 2 minuti dopo, figurati. Grazie mille. Guarda come arriva sportiva. Cioè, inderapata addirittura. Vedi una sagoma nera con un punto interrogativo. Facciamoci una promessa, fraterno. Se mai doveste vedermi con i mocassini manganellato, tagliatemi i piedi. No, io ti ingambizzo subito. Cioè, è giusto, ognuno si può vestire come preferisce. Io terrei anche sto pezzo nel video, così poi nel caso abbiamo le prove che ce l'ha chiesto lui. Sì, assolutamente sì. Per sicurezza. No, perché poi si dimenticava di tu. Il mocassino solo se stai imitando Michael Jackson. Esatto. Okay. Cioè. Questo è un naso rosso. Ok. Io sono una clown di corsia. Ah. Ho deciso di farla per dover dare un senso alla mia vita. Quindi se, quello. Ma sono belli loro due. Vabbè, già vinto. Dai. Questo sono Patch io Adams. Quando mi fanno le richieste di degli auguri di compleanno. Sì. Sono un pagliaccio. Dai, vabbè, per mio fratello. Grazie. Qua le microespressioni che ti hanno detto quando sono seduto. Bene. Dai. Allora, sinceramente non ho guardato. Ok, vabbè. Però amicizia. Una bella amicizia. Buongiorno. Albert, buongiorno. Come va? Molto bene. Quello che dipinge col cazzo. Pittore, ragazzi, qua abbiamo, penso, una delle coppie più belle. Col peni spenti. Potremmo avere grandi soddisfazioni. Che bello. Io sono laureata in archeologia. Che Indiana Jones. Spettacolo. Invece il tuo lui come dovrebbe essere? Una persona dinamica. Dinamica e dinamico. Sì, perché comunque ci fa del dinamismo. Sì. A fare l'elicottero per dipingere. Sì. Come si potrebbe dire buon appuntamento in sardo? Buon pranzo. Mi piace. Un linguaggio inclusivo, cioè cos'è? Non capisco. Scusami. Io credo profondamente nell'amore. Io stavo pensando adesso alla scena di loro che vanno in camera e lei che gli dice: dipingimi come una delle tue ragazze francesi. No? E lui, sono la tua tela. No, tipo no, triglia proprio. No, aiuto, fermatelo. Ti ripeto il nome perché io faccio un po' fatica. Grazie, anche il tuo. Alberto, okay. Maria Elena. Maria Elena non lo puoi scordare. Cioè, non è poi due nomi. Sì, effettivamente. La prima cosa che guardo in un ragazzo, oddio mi sento pure strana, sono le mani. Perché è strana? Ma non è che hai detto guarda se c'è peli nelle orecchie. Sì, infatti, mi aspettavo chissà che cosa. Ma perché guardo le mani? Le mani sono importanti. Cavolo. Cosa fai? Io non diglielo subito. La tua prima attività, cioè, o era un hobby? Facciamo un test. Tu sei il tuo primo appuntamento e devi spiegare che dipingi col cazzo senza dire che dipingi col cazzo. Come lo diresti? Ma innanzitutto la mia è pura arte, non per tutti, che è una cosa molto originale. Poi scusa, basta dire sono un pittore, mica devo dire che lo faccio col cazzo, esatto. Che ne sa lei finché non mi vede dipingere. Sono un pittore col pitone. Che faccio un'arte molto particolare.
che vale la pena di vedere. Bravo, e gli butti arte, la battutina, molto particolare. Però devi sottolineare la parola. Vale la pena. Guarda che te l'avevo detto. Vale la pena di vedere l'opera. E faccio il cuoco. È vero, come fa il cuoco? Ma cucina col cazzo. Beh, posso il maestro? Cioè. Vorrei vedere la Masterchef, sinceramente. Non fa fritture, secondo me. No, è troppo rischioso. Quando hanno scoperto che avevo un tumore, era al terzo stadio. E io l'ho vissuta bene, nel senso, fondamentalmente la malattia l'ho vissuta bene. Porca miseria, complimenti. Ci va mentalizzato. Ho letto un articolo che hanno fatto uno studio che chi ha il cancro reagisce mentalmente in maniera positiva. Più percentuali di guarigione di uno che si abbatte, che non l'affronta mentalmente positivo. Sposata con mio papà da 36 anni. E si sono conosciuti tramite una specie di Tinder negli anni 80. Sto male. Cazzo era? Che cazzo, non sono già manco cellulare negli anni 80. E praticamente avevano proprio un libro con tantissime foto, con scritta l'età, cosa facevano e tutto. E mio papà ha visto mia mamma. Un libro. Hanno iniziato a mandarsi delle lettere. Mio papà è poi andato nelle Filippine per incontrarla. Dopo 10 giorni si sono sposati. Bello. Dopo 10 giorni. Ma è una favola sta storia. Ma film. C'era questo libro dove c'erano delle foto e vicino alla foto c'era la persona che si raccontava. Sì, no, ho capito. Ma non è libro. Non è il metodo, che libro è? Cioè, a me spaventa un po' sta roba. È una sorta di, non so, chiamala agenzia, non lo so. Agenzia matrimoniale. Tipo agenzia matrimoniale. Un po' sta. No, questa marca era un'altra cosa. Le prime pizze era un'altra cosa. No, no, quindi c'è questo catalogo dove tu scegli, che non lo so, un po' triste, ma non è niente, cioè è la versione cartacea di Tinder poi. Un amico che era un mio professore delle superiori. E quanti anni ha, scusami? 50 anni qualcosa. Un amico bello grande. Che male c'era, non ho capito. Perché ho scoperto di avere la passione in comune dei manga e anime. Anch'io. Sì. No, vabbè. Sono un po' sotto stress, sento che il cuore batte proprio forte, va proprio a mille, allora... Raga, visto il cosplay non ho capito più niente. Chissà se Alberto le racconterà della sua particolare tecnica. Spero proprio di sì. Lavoro all'argilla, se mi piace proprio creare. Dico, cavolo, ma queste manine da bambina che stanno a fare? E lui adesso, e io invece, non usa le mani. Esatto. Non voglio esagerare. Andiamo. Lui dà proprio le pennellate. Sì, le pennellate. No, non è niente di che. È solo giusto per pensare alla Sardegna. Cos'è, una guida turistica? Cioè, non so, sembra un centrino. Wow. No, è un calendario da scrivania. Regali dell'ACI riciclati. Nel frattempo ti do questo che ho fatto mentre... Ditemi di sì. Adesso ho paura. Concedetemi un po' di paura. Ho fatto questo schizzo. Dai, oggi... Sì. È l'assorbente con gli occhi. Sì, però è una domanda. Ma lui disegna col cazzo al vento o mette tipo una protezione? Perché non penso sia molto sano. Sì, anche perché la verde... No, ci sarà il preservativo per dipingere, tipo. Se no, che cazzo è? Che cazzo sei? Mica, quante irritazioni prendi? Ci sarà un guanto. A me va bene che bisogna sperimentare cose nuove, però, raga. Questa è proprio una disciplina. Ma ho capito, ma è una disciplina. Ma mi chiama, che cazzo fate, raga? Il penis painting, va forte. Ripeto, purtroppo c'è stato. Sapessi come l'ha disegnato, ti verrebbe ancora più caldo. C'è stato un incidente di percorso, in realtà. Gli occhi per me sono molto importanti. Cosa un pisci? Ha fatto in piedi. Ah, è vero, che prima è caduto. Quando gli è volato prima. Bangkok, Silaro. Bangkok. Van Gogh. Eh no, Bangkok. Bangkok. E Bangkok. Ma lui è un genio. No, Bangkok. Ma lui dice Bangkok. Ma io non ci voglio credere. Ma voglio un dipinto. Ma è un genio. Possiamo rimandare indietro. Io fammi risentire. Credo di aver Bangkok. Capito così, Bangkok, Silaro. No, vabbè. Genio. Un nuovo idolo, signori. Che Bangkok. Cos'è il genio, ragazzi? Bangkok. Cioè, ma ora lo spiegherà. Bangkok, ma è bellissimo. Lo spiegherà. Beh, come Jan Van Eyck, Jan Van Gogh a questo punto. Beh, ci sta, dai. Perché comunque ha fatto, cioè, quando siamo separati avevo fatto con lui più della metà della mia vita. Ma cavolo. È finita male, in realtà, assolutamente, fondamentalmente. Peccato. Piacciono questi due. Bell'appuntamento. Cioè. Paolo e Genoveffo non sono più sinistri. Ma è sicuro, ma cosa ti aspetti? Tanto oramai è sempre così. Quando ti piace la coppia, che palle, veramente, siamo dei portasfiori. Cactus. Van Cactus, esatto. Tu pensi se invece di Van Gogh poteva anche firmarsi Pablo Picasso? Sarebbe stato bellissimo. Magari ha diversi nomi a seconda di cosa dipinge, caro. No, vabbè, ma è bellissimo. Pablo Picasso, consigliamo, per tutti gli artisti del settore. Dovete pagare il copyright a me, non faccio due soldi con la mia creatività. Manetto.
Smanet. Vabbè, ma diventiamo dei pittori. Claude Smanet. Che bello. Diventiamo dei pittori col cazzo solo perché ci sono dei nomi bellissimi. Bellissimo, che adesso poi me ne verranno in mente altri. Una persona con la quale potrei andare d'accordo. E invece? Che state guardando? Cani. Cani, oh, il tuo? Bellissimo, posso vederlo? I cani, sì. Wow, stupendo. Wow, stupendo. Wow, stupendo. Detto la qua. Falsità di Montrucchio. Il dolce andava bene? Il dolce era perfetto. Mi fa piacere sentirlo. Anche l'altro, il pittore, dice mi fa piacere sentirlo. Hai mai avuto... No. Qui ancora sto pensando... Lei forse ha capito. Sì. La mia paura era quella di trovare una persona che non parlasse, che non si raccontasse. Invece ho trovato quello di dipingere il cazzo. Esatto. Pensate. A mille cene. Dentro il cuore. No, dentro... Nel tuo cuore di fiamme. Vabbè. Na na na, per sognare. Vi rendete conto, raga? Io alla sera andavo a dormire e ascoltavo A mille cene. Le fiamme ce l'avevamo tutti via per la cassetta. La musicassetta. Invece adesso i ragazzini vanno a dormire con TikTok. Poi dicono, ma anche noi. No, anche noi è un cazzo. Anche noi è un cazzo. Anche noi è un cazzo. Un cazzo. Raga, noi giocavamo a pallone, facevamo i pali con i giubbotti. Eravamo più avanti, c'è un cazzo da fare. Questi giocano 300 anni di evoluzione, di tecnologia, per vedere com'è quella merda lì con i cubi, quella porcheria del cazzo. Minecraft, no, boi, che schifo di merda. Io dipingo con tutto, io qualsiasi cosa mi dai, la cannuccia, il bicchiere, io lo uso per dipingere. Mi piace perché ogni cosa lascia una traccia diversa. Una delle mie performance artistiche. Sta arrivando il momento. Teniamoci la mano, ragazzi, tutti e tre. Il potere del trio coincide col mio. Usando una parte intima del mio corpo. Van Gogh, ti dice collega, qualcosa? Collega, collega. No, piede? Il piede. Il mio piede sinistro. Nel particolare io dipingo col membro. Uso... E come tieni il pennello? Quello è il pennello. Maria Elena! Brava! No, però è bella che parli subito con la domanda, E come tieni il pennello? Ah, però adesso rispondo a quello che ci chiedevamo prima. Certo. Con la mano. Questo com'è fatto? Innanzitutto. No, questo... Con la mano. Avrei pensato anch'io. Il disegno del cazzo. La situazione degenera. Prima c'era caldo, ora c'è sempre di più. Senti, io me ne vado. Ho detto questo, me ne vado. Ma mica ha detto che... Ma sì, dai. Cioè, ma disegna col cazzo. Non è che... Guarda che non ha detto che devi andare a fare un miliardo di cose peggiori. Innanzitutto non andare a trovare lavoro se non vuoi. Beh, sicuramente. Cioè, però... Sicuramente, nel suo atelier. Qualcos'altro che sia... Ma gli hai portato un calendario della Sardegna. Ma dai! Ma è meglio che gli ho fatto col cazzo! Ma diciamolo! Dal tradizionale pennello. Che tu fra l'altro hai in mano. Guarda lei. E sei in una posizione a te quasi naturale. Me ne vado. C'è chi lo chiama colpo di scena. No, colpo di minchia questo. Diciamolo, signori. No, così sembra che stia facendo tutt'altro. Papà Castoro, raccontaci una storia. Anche tu senti, senti che botta. Senti quando parte il drop. Siamo te. Tutti e tre. Comunque è allucinante come le sappiamo tutte. A noi da bambini ci hanno trapiantato le cose dentro. Tu te lo immagini adesso questa commentata da Franchino. Siamo tre castori piccolini. Come l'altro giorno. Magia, magia. Ma qui nel nostro hotel preferiamo definirlo imprevisto di un primo appuntamento. Ma se ne va veramente? No, ma ha lasciato la borza. Quindi perché no? Poi cosa succederà? Lo vedremo strada facendo, se lui accetterà di continuare. Strada facendo vedrai che non sei più un castoro. Mi ero quasi preoccupato, stavo quasi per venirti a cercare. Ci sono stati dei momenti in cui io... Andato a chiamare le forze dell'ordine. Vedi un po' vabbè, tu. Vabbè, ma mi sembra un po' eccessivo comunque. Butta fuori! Sarei voluto andare via, lo ammetto. Minchia, ma l'ha presa veramente male. Non volevo neppure dirtelo in realtà. È bizzarro, ma non mi sembra... Nulla di che. Ma reagirei un attimo ma così? Ma sì, ma all'inizio più che altro... Però poi... non dico, minchia, me ne vado, cioè... Comunque non sarebbe una cosa che mi impedirebbe di conoscere una persona. Ma no. Beh, onestamente non mi frega nulla se dipende. Mi lascia un po' interdetto, però. No, è una cosa strana. Cioè io sinceramente strano, farei 12 però... miliardi di battute. Sì, anch'io mi divertirei un botto. Devo vivere, devo cavalcare l'onda. Basta che non cavalchi il pennello poi. Verso la possibilità di esplorare va tanti bene, altri luoghi No, sono già lì. Ma ha vinto la fila del pescatore di Quarto Sant'Elena. Non facciamo queste gaffe. Madonna mia, che rigurgito, che schifo, che... Sembrano dei guanti, Cristo! Fanno schifo! Sarei stupida a precludere a lui e a me
una possibilità di un'ulteriore conoscenza. Sto cercando di andare oltre le solite... Il primo impatto. Tutti i blocchi che si dà. Magari non sarà niente, magari sarà qualcosa, chi lo sa, vediamo. Giusto ragionamento suo, ci sta. Come nel caso di Diego, che ha deciso di ricorrere a un gioco online per conoscere Isabel più a fondo. E io questa roba la consiglio veramente a tutti. Io con Stefania l'ho fatto. C'è sto cazzo di test. È utile. Ce n'è diversi. 100 domande per conoscersi. E fidati, ti fa parlare un botto. Ma sì, beh, comunque sono domande secche, quindi bene o male devi dare. Sì, ma poi arrivi a parlare anche di tutt'altro. Appunto, no, poi fai collegamenti anche per spiegare la tua risposta. Secondo me ci sta. No, da parte di lei. Amicizia? Per me no. Nel senso. Mi aspettavo. No, ma l'ha detto prima che è molto schietta, no? Ragazzi, secondo me che possiamo botta. Fare comunque ormai tutte le puntate dove io guardo quando arrivano, sì, vi sì, dico sì. Se sì e no, andiamo alla fine e verifichiamo. Va bene, per me va bene. Quindi i tuoi tatuaggi quanti sono innanzitutto? 23. Tu ne hai molto di più. Zampetta del mio cane, Yuri. Io li vedo bene. Eh sì. Veramente. Guarda, ti dirò, c'è tanta speranza anche per dopo la scritta. Vediamo come potrebbe continuare. Ah, oh, guarda me, no? Approfitto pure per guardarti negli occhi, visto che ce li hai belli. Ehi! Hai visto? Subito congiuntivite. Magari lo finisco quando... un'altra occasione, magari. Vado un attimo in bagno. Devo dare la pennellata finale. Il colpo dell'artista. Il colpo della minchia. È in crisi perché le piace, però. Però deve dire la no. Parte razionale dice: questo dipinge col cazzo. Perché? E si sente un attimo. È frastornato. Continuo a non capire il motivo. È indecisa. Per cui l'uomo viene. Non è che gira così tutto il giorno. A colpi di pesciate, infatti. E poi dipinge col cazzo e la sera ti fa il risotto. In un ristorante. E poi lo ci. Non è che cambia. 100 cose da fare con i costai. Il nuovo libro. Di Van Gogh. Il bricocage più che il bricolage. Volete rivedervi? Quindi domani mattina? Non alle 7 però. Alle 6? Ma dai, andata. Niente. No, alle 7. Però è. Non basta solo la simla. La simpatia, diciamo. Che cazzo è successo? Non sto capendo. Che cazzo è successo? Dopo il però si sono abbracciati. Però le farfalle credo non sono, che non sono meno delle farfalle. Né qua né qua. No, qua c'erano delle farfalle. Palesemente bloccata dal pittore del pen. Il mattino dopo l'appuntamento, Chiara, a causa di un problema familiare, ha dovuto lasciare l'hotel all'improvviso. Oh, no. Mi ha mandato un messaggio dove mi spiegava che comunque era dovuto andare via perché il papà si sentiva male. Da lì in poi non abbiamo avuto più modo di sentirci. Oh, che peccato. Chiara e Gianluca si sono scritti, ma dopo quel messaggio non sono più sentiti. Entrambi sono ancora single. Ma perché? Ma cavolo, che peccato. Cioè, mi spiace davvero. Tra Diego e Isabel è nata un'amicizia social. Isabel è ancora in attesa di trovare il ragazzo perfetto che riesca a superare la friendzone. Nel frattempo si dedica alle sue passioni, cosplay e la sua cagnolina. Diego si sta frequentando con una sua ex. Diego! Ma Diego! Di recente sono tornato a frequentarmi con una mia ex, con la quale ho avuto la relazione più longeva e, come direbbero i giapponesi, gambare. Esatto, proprio gambare, pensavo anche io quello. Gambaretto. Alberto e Maria Elena sono rimasti in contatto. Maria Elena dopo la vacanza è tornata nella sua amata Sardegna ed è ancora alla ricerca del suo picciocco. Alberto è ancora single e continua a dedicarsi con passione alla sua auto. Raga, ma se l'ha fatto col cazzo se l'ha fatto col pene è un fenomeno.